Buonasera e bentrovati per un nuovo appuntamento con le nostre breaking news, le ultime notizie su Teleturia. Un minuto di silenzio per Jacopo Sciabolini, il 24enne di Foiano, morto ieri in un tragico incidente stradale. Intanto il pubblico ministero ha disposto l'autopsia che sarà effettuata con tutta probabilità venerdì a Siena e sarà effettuata dal professor Mario Gabriele e dal dottor De Paola. Sono 24.000 in provincia di Arezzo i pazienti diabetici che raddoppiano a 48.000 se si considerano i casi ancora non noti. Pazienti diabetici scompensati, ci ha spiegato la dottoressa Scatena, primario dell'ospedale San Donato, sono spesso quelli che affollano il pronto soccorso, una malattia che viene vinta con la prevenzione oltre che con le cure. Per questo è stata importante anche la giornata di oggi in Val d'Arno, che è una delle zone con maggiori pazienti che hanno il diabete a base di screening alla COP di San Giovanni. Dal 4 al 6 dicembre prossimi venturi l'Accademia Petrarca di Lettere e Scienze organizza ad Arezzo un convegno per ricordare la figura dello storico e archeologo Gianfrancesco Gamurrini. Ne ha parlato il presidente Giulio Firpo in regione durante la presentazione alla conferenza stampa effettuata proprio in Consiglio regionale. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.